Buongiorno a tutti ragazzi, oggi vediamo insieme la differenza tra flusso e opacità. Due strumenti apparentemente simili, ma che in realtà non lo sono. Possono essere combinati insieme per ottenere risultati davvero impressionanti. Vediamoli più nel dettaglio, al computer, su Photoshop. Prendiamo un livello bianco e un pennello nero, ok? Mettiamo la opacità e il flusso entrambi al 100%. Vedete cosa ottengo? Una striscia praticamente nera, ok? Molto nera. Se noi andiamo a mettere la nostra opacità, scusate, il nostro flusso al 50%, anzi facciamo 30%, guardate cosa succede. Questo è sempre premendo al massimo come prima, ok? Se io continuo a passare sullo stesso punto, alla fine ottengo il nero. Vedete che devo però continuare a passare sulla stessa zona per ottenere quello che ottenevo prima con un solo passaggio. Questo perché? Perché il flusso funziona esattamente come un pennarello classico, sulla carta normale. Quindi più volte passiamo sullo stesso punto, più inchiostro viene depositato in quella zona e più il colore si aggiunge in quella precisa zona dove siamo passati. Ok? Andiamo a vedere invece l'opacità cosa fa. Portiamo il nostro flusso al 100% e l'opacità al 50%. Guardate cosa succede, eh? Vedete che se io continuo a passare sullo stesso punto più e più volte, nonostante il flusso sia al 100%, continuo ad ottenere solamente un grigio al 50%. Questo perché la mia opacità al 50% limita la quantità di inchiostro che io posso continuare ad aggiungere in quella determinata zona. Bene, questo è quello che succede, questa è la differenza tra il flusso e l'opacità, ok? Mentre il flusso è un concetto molto naturale che deriva dai pennarelli normali, dalla pittura normale, quindi carta e penna per capirsi, l'opacità è più un concetto invece digitale del computer, non esiste in realtà l'opacità, non si può limitare la quantità di inchiostro che si va a porre su un foglio se si continua a passare sullo stesso punto con un pennarello. Ma come si usano, quando si usano e perché esistono l'opacità e il flusso su Photoshop? Allora, prima di tutto dobbiamo dire una cosa. Lo strumento pennello è forse uno degli strumenti originali di Photoshop, questo vuol dire che c'è praticamente dall'inizio, se non proprio dal primo Photoshop, io credo che ci sia da sempre. Ma è anche e continua ad essere uno degli strumenti più potenti che ci permette di fare un sacco di cose, dalle maschere di livello, al ritocco della pelle, mille situazioni. Ma forse una delle più comuni è brucia e scherma, ok? Per chi di voi non sa, cos'è. Vuol dire bruciare e schermare un'immagine, è una tecnica che si utilizza per contrastare in maniera abbastanza dettagliata una certa immagine. Vediamo insieme come si può usare il pennello e il flusso combinati insieme, che risultato danno. Prendiamo un'immagine che ho scattato in uno degli ultimi editoriali di quest'estate. E vediamo come si usa Dodge and Burn, brucia e scherma. Allora andiamo ad aggiungere un livello trasparente sopra il nostro livello di fondo e selezioniamo la nostra modalità di fusione su luce soffusa. Ci sono tantissimi modi per fare brucia e scherma. Questo è quello che io, uno di quelli che uso di più, che mi piace di più. Bene, se noi utilizziamo adesso, selezioniamo il nostro pennello. Selezioniamo il nostro pennello, non gli piace, ok, lo seleziono da qua e selezioniamo il colore bianco. Zoomiamo nella zona che ci interessa, in questo caso la gamba che si presta particolarmente a questo esperimento. Allora, vediamo che se noi selezioniamo il colore bianco e andiamo a dipingere su questo livello con l'opacità, mettiamo tutto al 100% e il flusso al 100%, questo è il risultato che ottengo, mentre se coloro di nero le zone d'ombra, questo è il risultato che ottengo. Fa schifo. Sì, avete ragione, fa abbastanza schifo. Questo era solo per farvi capire come funziona. Se invece andiamo a combinare la nostra opacità e il nostro flusso
in modo tale da ottenere un risultato molto più graduale, vedrete che l'effetto finale è molto più piacevole. Quindi andiamo a limitare la nostra opacità al 30% e il nostro flusso al, diciamo, 20%. Ok? Intanto voglio dirvi come faccio a selezionare l'opacità e il flusso in maniera veloce. Se voi premete i numeri da 1 a 0 sulla tastiera, andrete ad impostare la vostra opacità dove 1 è il 10% e 0 è il 100%. Se invece, scusate, 0, 100%. Se invece combinate per esempio l'1 e il 2 di fila, uno dietro l'altro, potete selezionare il 12% o 1,3, il 13% e così via di opacità. Mentre per il flusso dovete prima premere Shift e poi selezionare il vostro numero, esattamente come fareste con l'opacità. Quindi dall'1 allo 0, dove 1 è 10% e lo 0 100%. Bene, detto questo, abbiamo detto limitiamo la nostra opacità al 30% e il nostro flusso al 20% e iniziamo con il bianco a dipingere sulla zona che ci interessa. Ok, andremo a schiarire le zone che già sono chiare e a scurire con il nero le zone che già sono scure. Ok, ecco qua. E vedrete che ovviamente questa tecnica, il dodge and burn, il bruciaschermo in generale, è molto più efficace e più semplice da utilizzare se usate una tavoletta grafica come nel mio caso. Prima e dopo. Vedete l'effetto? In questo caso forse è anche un po' troppo per i miei gusti, quindi andrò ad abbassare l'opacità in questo delivello. Come la preferisco, e adesso andiamo a vedere prima e dopo. Vedete che il risultato è sicuramente molto più gradevole. Ricordatevi che l'opacità del livello e quella del pennello non sono direttamente legate, e l'opacità del livello ha sempre la meglio sull'opacità del pennello che utilizzerete. Bene, spero che vi sia stato utile capire la differenza tra il flusso e l'opacità. Ricordatevi questi due semplici trucchi per tenere a mente la differenza tra di loro. Il flusso è come un pennarello normale. Più passo sullo stesso punto, più il colore diventa scuro, più colore viene rilasciato. L'opacità, invece, è un concetto molto più digitale, non esiste in realtà ed è un limite, non importa quante volte continua a passare sullo stesso punto, il colore non aumenterà sopra il limite che l'opacità imposta, ok? Bene, ricordatevi di mettere un bel mi piace sul video se vi è piaciuto, se è stato interessante per voi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ricordatevi di divertirvi il più possibile con Photoshop. Enjoy more. Al prossimo video!